Ciao a tutti, oggi faremo insieme un altro bellissimo progetto. Faremo un'altra stola e si copperà questa volta con la lana cardata, quindi vedremo l'infeltritura ad acqua. Molte di voi mi diranno: Paola, io sono già bravissima a infeltrire senza il tuo aiuto, ma oggi vedremo come infeltrire ad arte. Lo vedrete, è un lavoro divertentissimo. Allora, per il nostro progetto ci occorrerà della lana cardata. Vi lascio il link per acquistarla qui sotto nell'info box sotto al video. La lana cardata altro non è che semplice pura lana non filata. Potremmo aggiungere a piacere anche un pochino di lana filata, del cotone, ci occorrerà naturalmente il sapone di Marsiglia, l'infeltritore per eccellenza, dell'acqua calda, quindi acqua bollente, e poi io mi appoggerò su, intanto ho protetto il tavolo come vedete con della plastica, mi appoggerò su una tenda di nylon. Io direi che non ci serve null'altro e andiamo subito a cominciare. Oggi faremo un lavoro semplice, ma vedrete divertentissimo, sarà davvero come fare un dipinto con la lana. Allora, la prima cosa da fare è preparare quella che sarà la nostra tavolozza. Quindi prendiamo la lana cardata e vedete, facendo così, quindi la tiro, preparo tutta una base. Una volta steso uno strato leggero di lana cardata in un senso, ne stendiamo un altro strato nell'altro verso in modo da intrecciare le fibre. Con questa tecnica, che ora vedrete è davvero bellissima, è possibile realizzare dei veri e propri tessuti. Quindi potremmo ad esempio realizzare un tessuto con il quale poi cucirci una giacca piuttosto che un cappottino. Una volta stesa la nostra base, quindi intrecciando un pochino le fibre, avremo pronta la nostra tavolozza e potremo incominciare a dipingere con la lana. In questo caso io ho pensato di realizzare un campo di fiori, quindi incominciamo dal cielo e quindi quassù io stenderò un pochino di lana cardata azzurra, sempre prendendone, lo vedete, piccole porzioni. È importante prendere piccole porzioni di lana sempre, quindi piuttosto se aggiunge poi degli strati uno sull'altro, ma è sempre bene usare poca lana per volta in modo da creare un vero e proprio dipinto. Quindi qui sotto nella parte inferiore mettiamo un pochino di verde, in modo da incominciare a delimitare quello che sarà il cielo da quello che sarà la terra. Quindi mettiamo un pochino di verde
Aggiungiamo quindi delle altre gradazioni, sempre di azzurro, in modo da ottenere un colore sfumato. Qui nella parte inferiore metterò anche qualche pezzetto di filo, normale filo di cotone, a rappresentare gli steli dei fiori. Quindi metteremo un pochino di fili semplicemente tagliati così. Quindi andiamo avanti con un altro tono di verde, cerchiamo di disegnare quelli che possono rappresentare gli steli dei fiori, quindi semplicemente delle linee verticali in questo semplice modo. Aggiungo anche qualche pezzettino di lana. Cerchiamo di non mettere la lana proprio diritta, in modo da dare l'idea degli steli che si muovono al vento. Finalmente è giunta l'ora di preparare i fiori. Qui è fantasia. Un modo per preparare i fiori può essere questo. In questo modo prepariamo una sorta di bocciolo di papavero. Quindi prendo una piccola porzione di lana cardata, rossa in questo caso, ne prendo una piccola verde che metto qui così. Ed ecco fatto l'idea del mio papavero. Invece per realizzare proprio il papavero prendo una piccola porzione di rosso, andrò a sistemare così, e poi prenderò un pochino di nero che andrò a sistemare. Vedete, formo proprio una semplice pallina così con le mani e la vado a sistemare al centro in questo modo. Quindi ve lo faccio rivedere. Ora qui purtroppo rosso non ne ho moltissimo, prendo una piccola porzione, questo lo farò qui, metto lì, prendo un pochino di nero, lo vedete, è proprio facile, formo con la mani una specie di piccola pallina e la vado ad appoggiare semplicemente qui al centro, poi il infeltrendo diventerà un tutt'uno. Altri fiori li potremmo fare semplicemente mettendo delle piccolissime porzioni di lana ai lati di uno stelo, quindi in questo modo. Altri fiori saranno delle semplici piccole porzioni di lana semplicemente appoggiati così. Continuiamo quindi ad aggiungere piccole palline di colore fino a che non saremo soddisfatti del risultato. E come vedete è anche possibile inserire la lana un pochino in mezzo in questo modo.
Una volta raggiunto un risultato che vi soddisfa, possiamo passare finalmente all'infeltritura. Allora, io ho qui uno spruzzino qualunque con un pochino di acqua e del detersivo da lavatrice e incomincio a bagnare la superficie con lo spruzzino. Questa prima bagnata ci serve per incominciare a bloccare il nostro disegno. Quindi, una volta che avremo abbastanza bagnato un po' tutta la superficie, potremo piegare sul disegno la tendina. Ve la ricordate? È una tenda di nylon. Quindi senza strisciarla sul lavoro in modo da non spostare nulla, la appoggiamo semplicemente sopra, vedete, in questo modo. Possiamo controllare il nostro lavoro, che tutto il nostro disegno non si sia spostato. Fatto questo, bagniamo ancora. A mano che bagniamo, possiamo incominciare a schiacciare il nostro disegno, sempre con la massima attenzione di non spostare il lavoro che abbiamo sotto. Quindi lo dobbiamo semplicemente schiacciare. Una volta bagnata per bene tutta la nostra lana, prendiamo il sapone ed incominciamo a insaponare sopra. Nello stesso modo, lo vedete, cerchiamo di non spostare il disegno che c'è sotto ed incominciamo a fregare. Quindi con il nostro infeltrimento abbiamo insaponato la nostra stola, ora dobbiamo strofinare. A questo scopo ho qui un mattarello e vedete posso arrotolare la stola e strofinare semplicemente in questo modo. Dovremo strofinare a lungo affinché le fibre si intreccino fra di loro infeltrendo. Continuiamo quindi a schiacciare e a insaponare la nostra stola. E potremo controllare aprendo in questo modo. Vedete, ora qui si vede chiaramente che il tessuto non si è ancora saldato, quindi dobbiamo continuare a strofinare ancora fino a che, ad esempio, ecco qui col rosso, vedete, il tessuto è quasi saldato, quindi continuiamo. E nel frattempo ci possiamo spostare sul lavandino e farci aiutare nell'infeltrimento dall'acqua bollente. Quindi andiamo con l'acqua calda. Molto semplicemente posso prendere la mia stola in questo modo e portarla sul lavandino. Quindi versiamo sulla nostra stola l'acqua bollente. Il sapone ce lo abbiamo già e continuiamo sempre a strofinare e a insaponare la nostra stola. Quindi un pezzettino per volta, vedete? Ora per esempio, io ora andrò avanti velocemente e poi tornerò indietro. Qui semplicemente lo arrotolo, qui apro, insapono.
l'acqua bollente, ce l'ho già buttata, e strofino. Devo continuare con questa operazione fino a che la nostra stola non sarà compatta, quindi fino a che le fibre saranno ben compattate fra di loro. In questo momento non lo sono ancora. Quindi continuiamo a strofinare, a riscaldare e a maltrattare la lana. Dopo un po' che strofinerete la vostra lana, aprendo vedrete che sarà diventato un tessuto, probabilmente in alcuni punti, come per me qui, non si sarà ancora perfettamente inglobato, ma a questi punti è già abbastanza resistente, quindi possiamo continuare a strofinare sempre lasciandolo in mezzo ai due pezzi di tessuto di nylon, ma in modo un pochino più vigoroso. Dopo che avremo tanto insaponato, tanto strofinato e tanto messo acqua calda, il nostro tessuto sarà pronto. Ora lo giro a favore della telecamera perché lo state vedendo all'incontrario. Eccolo qua, sarà diventato un tessuto. A questi punti possiamo magari insaponare, strofinare ancora un pochino se necessario, o se vedete che il vostro tessuto è già perfettamente inglobato e quindi prendendolo non si stacca, possiamo risciacquare. Quindi rincontrolliamo e rinsaponiamo tutto. Vedete come in questo caso qui la lana non è ancora perfettamente inglobata. Aggiungo un pochino di sapone e strofino per bene. La lana si ingloberà. Non ci resta che risciacquare per bene la nostra stola e farla asciugare. Bene, ed ecco qua, la nostra stola è terminata, ora è asciutta, guardate, morbidissima, diventa davvero un nulla e la posso indossare ora per voi. Eccola qua. Bene, che dire, come sempre grazie davvero a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!